Ogni leader di un partito politico è tutor dei propri parlamentari, deputati, sindaci, quindi non è un problema di tutoraggio, è un problema di continuare a tenere la barra dritta. L'ho detto io stesso, sono stato io quello che ha lanciato la provocazione, proprio perché non è provocazione, è normale che tenere appunto la barra dritta, comunque il livello elevato, è quello che la città ha chiesto con la mia riconferma, con la mia conferma, con la mia nomina. Quindi non è un tutoraggio, ma è quello che legittimamente viene fatto in tutti i partiti politici che hanno una struttura che ormai è diventata importante. Oggi i nuovi assessori, ci sono in gioco anche le partecipate. Quando ci saranno i nuovi consigli di amministrazione? Stanno finendo, gli uffici stanno finendo l'istruttoria, vediamo se riusciamo in settimana. Comunque i tempi ormai sono questi, quindi rinnoveremo anche lì e dove c'è da rinnovare, sempre nel solco della continuità. La cosa più importante da fare è rendere questa città, dare a questa città i servizi al cittadino che in questo momento sono un po' carenti. Quindi parliamo di tutti quegli aspetti digitali, quindi le richieste che possono essere fatte direttamente a casa, seduti davanti a un proprio PC, avere tutto quello che oggi siamo costretti a venire qua al comune. Parlo quindi di situazioni finanziarie, tributi, tutto quello che possa essere, qualsiasi istruttoria che possa essere fatta da casa. La base di partenza è quella del lavoro svolto da Gallo e dalla Musolino e da lì imprimeremo sicuramente nuove energie, nuova linfa al lavoro da fare, a idee, a progettualità e in prospettiva speriamo di poter fare anche, non meglio, ma insomma. Mi sento il garante dell'andamento amministrativo della città e di conseguenza è ovvio che io devo garantire ai messinesi sempre un livello più alto della qualità dei servizi e dei risultati da raggiungere.